Le delucidazioni sull'assegno unico le si trovano sul sito dell'INPS. Chi ha presentato la domanda entro il 28 febbraio lo riceverà entro fine marzo. Anche chi ha diritto al reddito di cittadinanza e deve usufruire dell'assegno unico lo troverà sulla carta del reddito di cittadinanza. Chi presenterà la domanda nel mese di marzo otterrà l'assegno unico di marzo ed aprile entro fine aprile. Ricordiamo che sarà possibile ricevere gli arretrati soltanto per chi praticamente presenterà la domanda entro il 30 giugno. Invece dal 1 luglio in poi, presentando la domanda, non si avrà diritto a nessun arretrato.